Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piovra. Allora, oggi vediamo insieme questo giocone che ho trovato sempre sul PS Now. Si chiama Farming Simulator 2019. Allora raga, iniziamo subito. Iniziamo modalità carriera, salvataggio 1, nuovo agricoltore. Perché già ho visto l'andazzo, raga, è bello tosto, non ci ho capito un cazzo. E quindi iniziamo con, diciamo, la modalità facile, dove possediamo già una terra e dell'equipaggiamento, e a Ravenport ci insegneranno a giocare a Farming Simulator. Avanti. Ravenport, Dinamo Piovra, personaggio, vediamo chi c'è sta, il cinese, il nero, questo è un... asiatico, donna bianca, cinese bianca, nera, più asiatica sarà tipo... indiana forse? Anche lì questo è un indiano? Non lo so. Vabbè, facciamo... il cinese. Acconciatura. Capelli corti. Ce stanno capelli lunghi, visto che me mancano. No, niente capelli lunghi. Giustamente un coltivatore, un fattore deve averci i capelli corti. Non si sa perché. Ok, cappello. Cappello bruttissimo. Ce n'è uno da cowboy. Niente cappelli da cowboy. Vabbè, allora andiamo col cappello Fiat. Giacca. Ah, o giubbotto o niente. Allora niente, accessori, occhiali da... o occhiali da sole o niente. Vanno benissimo gli occhiali da sole, zio. Allora, colore maglietta. Verde. Vai, i pantaloni per forza questi. Se può modificare nient'altro? No. Ok. Continua. Che la personalizzazione è... cioè, raga, nel tutorial loro te spiegano come seminà, come disseminà, come piantare, come piantare l'alberi, come tagliare l'alberi, come buttare il fertilizzante. Ci stanno diversi tipi di fertilizzante, i diversi macchinari che puoi usare. Te dicono che devi ricordarti di arare il campo se tu pianti patate o barbabietole da zucchero o roba del genere. Te dicono che ogni tre raccolti devi buttare calce sul campo. Un sacco di roba, raga, un sacco di roba. Allora, però, iniziamo. Vuoi iniziare un breve tour guidato per imparare le basi del gioco? Allora, direi di sì, proviamolo. Ah, segui il percorso verso la grande raccoglitrice gialla al confine del campo e tocca il punto interrogativo accanto a essa. La mappa si trova nell'angolo inferiore sinistro, il cerchio verde lampeggiante indica la posizione del punto interrogativo. Ok. L1 più L3 avvicina la mappa, L muovi, R controlla la cosa. Ok, allora dobbiamo arrivare là. Non ci potremmo arrivare da qua, mi posso buttare? Ma se mi butto mi faccio male? No. Vabbè, ma questa è Highlander. Allora, com'era? L1 più L muovi... no, R1 più L... no. L1 più L3. Ah, vedi? T'allunga la mappa. Ah, figo. Ok, non è vero, però. Allora, andiamo qua nel nostro cerchio verde. Questa è una mietitrebbia per il grano. Allora, che ci dice il punto interrogativo? Questo è uno dei campi che possiede all'inizio del gioco. Il grano è cresciuto a sufficienza per essere raccolto. Ora di salire sulla mietitrebbia e metterla in moto. Va bene, con quadrato si entra dentro al veicolo. Con X... ah, vabbè, sì, ok. La lama si trova davanti a S e prende la guida. Ok, perfetto. Allora, qui c'è la lama, però se io vado indietro e vado avanti, se non l'aggancio non cambia niente. Quindi io adesso vado avanti, la aggancio. Adesso ti dice che sì, i vari comandi, ma tanto te li riporta sempre qua sopra. Vedi, se premi L1, vabbè, ok. Allora, dispiega la mietitrebbia. Abbassa la lama. Accendi la mietitrebbia. E ora iniziamo. Allora, è tutto pronto la mietitrebbia. Devo regolare manualmente la velocità del tuo veicolo. O usare uno dei livelli di controllo velocità e mantenere un andamento costante. La velocità massima di guida dipende dal tipo di veicolo e dall'attenzione dei rimorchi che stai. Ok. Va bene. Allora, io direi che andiamo a manella. A manella, no a manella. Attenzione, a manella. Eccolo. Vedi? C'è un altro punto interrogativo. Vediamo che ci dice.
tac. Prima di tutto tranquillo, nel futuro troverai a gestire enormi carichi di lavoro e dovrai assumere gli aiutanti per la tua fattoria. Se un incarico può essere gestito da un aiutante, compare l'indicazione del pannello segnale. Ok, assumi un aiutante e affida il resto del campo. Assumi licenza operaio. Ok. Ah, quindi lo faccio così. Assumi operaio. L'aiutante svolgerà il suo incarico fin quando non l'avrà portato a termine. Il serbatoio di raccolta medetebbia sarà pieno. Nel frattempo puoi occuparti di altro. Scendi a medetebbia e raggiungi il prossimo punto interrogativo sulla mappa. Ok. Quindi io... Che sta a fare questo? Ma guarda, è coattissimo lui! Alza la cosa! Come si gira? Voglio vedere, voglio imparare, voglio rubare con gli occhi. Ah, è così che si fa allora? Ah, vedi? 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 Bene, io nel tutorial facevo tutto... Va bene, ok, perfetto, è chiaro, va benissimo. Come se scende col quadrato. Bravo, operaio! Continua... Ma se mi metto davanti, mi ammazza? No, raga, ci devo provare. C'è un uomo in strada! L'aiutante è bloccato da un oggetto, sono io l'oggetto. Ok, puoi andare. Uomo in strada, uomo in campo. Ok. Mamma mia sto gioco, raga. Cioè, ma li sentite i passi? Non lo so, guarda, questo fa degli step lunghissimi, senti. Cioè, boh, vabbè, namo. Allora, che vuole questo? Ah, terminata la mietitura. I campi devono essere coltivati per poter raccogliere una nuova semina. Di recente in questo campo è stata effettuata la raccolta. Ora è necessario che qualcuno lo coltivi. Sali sul trattore e aggancia il coltivatore a piana dietro. Ok, allora questo è il trattore. Ciao trattore. Per agganciare, se gli sta vicino, basta premere la X. Il coltivatore. Ripiega coltivatore. Ah no, lo ripieghi, giustamente, invece va bene così. Dobbiamo abbassare il coltivatore e andare a qua. Boom. Ok. E così sta coltivando. Vedi come sono andato dritto? Ok, continuiamo col coltivatore, vediamo... Ecco, io vi faccio vedere come facevo sul tutorial. Io arrivavo qua, mi giravo e andavo dritto così e dico vabbè, tanto là ci ripasso dopo quando faccio il secondo giro. Però in effetti credo che sia meglio come faceva il nostro buon operaio laggiù. Però dovrei testare un po' i modi, diciamo. Non so convinto che quello è il metodo più veloce. Che ci metti 30 anni. Però forse sprechi meno benzina, tutta la roba, usuri meno gli strumenti, quindi potrebbe avere un senso in quel senso. Meno 86 pagamento salari. Che vuol dire meno 86? Ah, perché ho pagato il giustamente lo schiavo che sta seminando per noi. Ok, qua ho finito, quindi io mi rigiro e adesso faccio questo, tipo. È giusto? Così si fa, no? No, 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 vai, eccoci qua. Mi sa che ho missato una parte di campo, però vabbè. Non fa niente, siamo fattori alle prime armi noi. Vai! Ah. Ok, penso che sia questo il senso. Che questo buchetto adesso ce lo dobbiamo avere sulla sinistra, no? Ok, vamos. Io non lo so.
Io non lo so proprio. Io non lo so proprio. Che c'hai nel cervello se te compri sto gioco davvero? Ma non perché fa sta roba nella vita reale sia una rottura de palle, perché secondo me farlo sul serio, davvero, guidare uno desti mezzi, sapere tutti i cazzi, cioè, sarebbe una figata, sarebbe. Però farlo in un gioco... Boh. Boh. È pure vero che, diciamo, giochi come questo magari sono anche pensati per far avvicinare la gente a sto mondo, no? Che è un mondo un po' sconosciuto. Solo che secondo me non funziona. Cioè, nel senso, chi è che ci gioca veramente? O i fissati di queste cose, perché ci stanno i fissati pure con queste cose, e quelli ci giocano perché effettivamente magari si divertono. Oppure ci giocano quelli che vogliono piarli per culo sti giochi. Oppure ci giocano, ecco, chi ci vuole fare un video su YouTube per far vedere un po' com'è. E magari scherzarci anche un po' sopra, no? Cioè, non ci gioca veramente. Chi è che, diciamo, completo ignorante, si appassiona a sto gioco? E diciamo, il senso del gioco viene compiuto. Non penso che ci sia molta gente veramente che. Boh, già gli uccelli ci stanno, ma mortacci vostra! Via! Via! Non penso che questa è una cosa che se faccia, comunque, questo io eviterei fossi in voi. Io però ho fatto, quindi mo assumo un operaio. Che fa adesso? Voglio vedere che manca da fa. Voglio vedere che fa, Carcola. Vai. Che fai? È tutto perfetto. E sei uno stronzo. Sei uno stronzo e sei bloccato. Vabbè, regà, terminiamo qui l'episodio. Io non penso che ci farò un altro che. Oh, ma te levi dal cazzo! Ma mo che fastidio te do! Via! Non penso che ci sarà un altro episodio di questa roba, ragazzi. Quindi, non lo so, fatemi sapere voi. Se vi interessa, magari io lo porto. Però io eviterei con piacere, devo dire. Ciao, dalla fattoria è tutto.